Bonus facciate, vediamo tutto quello che c'è da sapere su questa forma di incentivo prima di iniziare un cantiere per il quale appunto si vuole beneficiare di questo tipo di incentivo statale. Innanzitutto che cos'è il bonus facciate? Il bonus facciate è un bonus del 90% che quindi consente di recuperare il 90% delle spese sostenute per il recupero dell'aspetto architettonico ed estetico delle facciate di alcuni edifici. Spese che possono essere recuperate attraverso il meccanismo diretto della diciamo portarsi in detrazione il 90% delle spese sostenute oppure il meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura. Attualmente questo bonus edilizio scade il 31 dicembre del 2021 e attualmente ancora non si sa di preciso quale sarà il futuro di questa forma di incentivo statale. Alcuni dicono che questa aliquota potrà scendere al 60%, però finché non viene ufficializzato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nulla è certo. Ora, faccio questo video innanzitutto per rispondere a quella che è una delle domande fondamentali che mi viene fatta, cioè, ingegnere, ma se questo bonus scade nel 31 dicembre del 2021, se io, decido di, presentare le pratiche, comunque avviare i lavori prima del 31 dicembre 2021 ed eseguire subito i pagamenti, posso poi beneficiare dell'incentivo proseguendo i lavori nell'anno successivo, nel 2022? La risposta è sì. E a questa domanda, tra l'altro, ha risposto in maniera molto chiara sia l'Agenzia delle Entrate sia il MEF. E quindi hanno stabilito la possibilità di avviare i cantieri, per avviare quindi un cantiere per il rifacimento di una facciata e cominciare quindi i lavori, sostenere all'inizio tutte le spese necessarie, effettuare i pagamenti e poi proseguire i lavori nel 2022 e accedere all'incentivo del 90%. Ma vediamo un attimino di dare uno sguardo un po' più complessivo, quindi di dare uno sguardo su quello che è proprio il mondo del bonus facciate, che è un mondo molto complesso. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Adesso metti un bel mi piace al video e partiamo. Allora, il bonus facciate è una forma di incentivo che praticamente è stato introdotto inizialmente attraverso la legge 160 del dicembre 2019 e che diciamo, all'inizio voleva essere valida per tutti gli interventi eseguiti nel 2020, poi successivamente è stata estesa anche per gli interventi eseguiti nel 2021. In pratica, che cosa si prevedeva? Si prevedeva che potessero essere portate in detrazione nei 10 anni successivi all'intervento tutte le spese sostenute per il rifacimento delle facciate esterne di quegli edifici che ricadevano nelle zone A e B. Allora, innanzitutto bisogna dire che gli interventi che venivano finalizzati erano interventi di rifacimento esterno delle facciate, quindi interventi che potevano essere anche semplicemente interventi di pulitura e pittura della facciata esterna, oppure diciamo di interventi che riguardassero quindi il prospetto dell'edificio, per esempio il rifacimento delle grondaie, delle gronde, dei discendenti, il rifacimento di tutti quanti gli ornamenti dei balconi e così via. Ovviamente potevano essere interessati, potevano beneficiare di questo incentivo solamente quegli immobili che ricadevano nelle zone A e B, diciamo, dei vari comuni. La zona A era praticamente la zona del centro storico, mentre le zone B erano le zone già parzialmente edificate, comunque zone ben definite nei piani regolatori dei comuni. E ovviamente questi interventi potevano essere eseguiti e ottenere di queste detrazioni soltanto se venivano eseguiti su quelle facciate visibili da strada. Ovviamente non valevano per tutte quelle facciate poste all'interno, quindi per esempio le facciate che davano su delle chiostrelle interne o comunque su delle proprietà private interne, ma solamente quelle facciate che davano su strada, quindi che erano facilmente visibili. Quindi all'inizio diciamo, questa detrazione fiscale prevedeva quindi il recupero del 90% delle spese sostenute, portandosi in detrazione il 90% delle spese nei 10 anni successivi all'intervento. Poi, con il decreto rilancio del 2020, la legge 34, è stato possibile, praticamente è diventato possibile accedere a questo incentivo del 90% anche attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito, così come avviene per il superbonus e come avviene adesso per tutti quanti i bonus vigenti nel mondo dell'edilizia. Quindi attraverso questi due meccanismi che hanno consentito l'accesso al bonus facciate a tutti quanti i contribuenti, anche a chi non aveva una capienza fiscale molto importante, diciamo così.
Caratteristica, diciamo, fondamentale e non proprio così positiva del bonus facciate è che per il bonus facciate non era previsto un tetto massimo di spesa, per cui si potevano eseguire delle spese anche molto ingenti e portarsi in detrazione o accedere attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito il 90% delle spese sostenute, anche di spese molto forti. Alla luce di questo, alla luce anche di alcuni scandali che sono usciti, pratiche un po' particolari in cui le somme di cui per le quali si è avuto accesso al credito erano somme molto forti e difficilmente giustificabili, è stato, come sappiamo, introdotto a novembre di quest'anno del 2021 attraverso il decreto legge 157 e il decreto antifrode, sono stati introdotti dei paletti su tutti i bonus edilizi, anche sul bonus facciate. In particolare, seppure non è previsto ancora un tetto massimo di spesa per il bonus facciate, però è prevista la necessità di eseguire per accedere all'incentivo, di eseguire praticamente, di produrre da parte dei tecnici interessati un visto di conformità dell'intervento alla normativa e un'asseverazione di congruità delle spese. In pratica, il tecnico deve asseverare che le spese per le quali si richiede l'accesso al credito o lo sconto in fattura, comunque si beneficia dell'incentivo statale, siano congrue con l'intervento che è stato sostenuto. E nell'eseguire queste asseverazioni, praticamente il tecnico deve asseverare che le spese sostenute per determinati interventi sono inferiori o uguali a quello che è un tetto massimo individuato da un prezzario messo a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica. In realtà sarebbe dovuto essere messo a disposizione da questo ministero perché ancora attualmente non è stato pubblicato. Infatti ricordiamo che il decreto antifrode è entrato in vigore dal 12 novembre del 2021. Nelle more, quindi in assenza di questo prezziario, è possibile utilizzare per eseguire queste asseverazioni, è possibile utilizzare dei prezziari messi a disposizione dalle camere di commercio locali, dei listini ufficiali, o laddove non fossero presenti le voci necessarie per eseguire queste asseverazioni, relative agli interventi eseguiti, eseguire da parte del tecnico una sorta di valutazione analitica, verificando quelli che sono i prezzi i prezzi di mercato. Comunque, detto questo, è stata quindi introdotta questa limitazione anche, molto importante. Ora, una cosa su cui voglio porre particolare attenzione perché spesso mi viene richiesta è: per accedere al bonus facciate è necessario verificare la legittimità urbanistica dell'immobile, dell'edificio, direi? La risposta è una risposta molto articolata e la voglio, anzi, voglio articolarla per spiegarla bene. Allora, molte volte, la maggior parte delle volte, quando si accede al bonus facciate, si accede per eseguire tutta una serie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera. Quindi sono degli interventi, come ad esempio interventi di pulitura o di pittura o di sostituzione dei grondaie, eccetera, per cui non bisogna presentare nessuna pratica in comune. Detto questo, quindi non bisogna produrre al comune in maniera ufficiale o protocollare una relazione in cui si attesta la legittimità urbanistica dell'immobile. Tuttavia, questo non vuol dire che non sia necessaria la legittimità urbanistica. Infatti, ricordo che l'articolo 49 del testo unico dell'edilizia, il DPR 380 del 2001, dice in maniera molto chiara che tutti quegli interventi che vengono eseguiti su un immobile in cui è presente un abuso non fanno altro che consolidare e proseguire l'abuso, e per tutti gli interventi eseguiti su un immobile che presenta degli abusi non si può avere accesso alle detrazioni, agli incentivi statali di nessun tipo. Tra l'altro, questa posizione è stata ribadita più volte da diverse sentenze della Cassazione, del TAR, eccetera. Per cui, assolutamente, se su un immobile è presente un abuso, non è possibile beneficiare di nessun tipo di incentivo statale, tantomeno del bonus facciate. Ovviamente bisogna distinguere da abuso a abuso, perché esistono alcuni abusi che in realtà sono delle difformità urbanistiche che possono essere semplicemente sanate presentando delle pratiche in sanatoria, ed in quel caso
È possibile accedere al bonus facciate e sanare l'abuso, anche se io consiglio sempre di prima ripristinare la legittimità urbanistica dell'immobile presentando le necessarie pratiche al comune e successivamente eseguire gli interventi per cui si vuole accedere al bonus facciate. Diversamente, per gli immobili che presentano degli abusi insanabili, in quel caso non è possibile beneficiare del bonus facciate, così come non è possibile beneficiare di nessun incentivo statale, per cui è necessario, se si vuole accedere al bonus facciate, così come a qualunque altro bonus, ripristinare quello che è la legittimità urbanistica dell'immobile, quindi ripristinare lo stato ante operam prima che è stato commesso l'abuso. Ecco, questa è un po' una panoramica generale sul mondo del bonus facciate, che è un mondo che ritengo molto importante. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace, iscriviti al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita del prossimo video e seguimi anche sulla pagina Facebook.